pressing asfissiante, le costicose girandole del Nola non hanno ragione di una Ternana sparagnina e speculare, magari dall'attendismo censurabile, ma sempre votata al concreto. Il Nola ha pure sprecato un rigore contro Ise, già recidivo, ed ecco spiegato lo 0-0. Inizio per gli ospiti che al terzo costruiscono la loro unica palla gol dell'incontro. Lungo spiovente di Consonni dalla tre quarti, Negri fa da spunta per Ghezzi che artiglia e spara di sinistro. Un provvidenziale genovese si rifugia in angolo. Da questo momento la puntuale applicazione della zona del Nola rende minimi agli umbri i varchi praticabili ed i bianconeri locali dominano. Dopo un tentativo di Troise ben parato da Di Sarno, al quarto d'ora la più ghiotta occasione. Lungo lancio di Assennato dalla sinistra, Ricchetti è tutto solo all'altezza del dischetto, arpiona approfittando di un'indecisione dei centrali ternani e poi sparacchia malamente. Ternana sempre più con il pilota automatico innestato, non ancora più spavaldo, e dalla mezz'ora altro campanello d'allarme per gli umbri. Dopo una ben congegnata azione d'approccio, Riccitelli dal limite scaglia un siduro che Di Sarno para in angolo. Ad inizio di ripresa l'unica incursione del secondo tempo verso Genovese l'attua il più disincantato degli spettatori con relativo placcaggio, e dal decimo l'emozione è più intensa. Su iniziativa di Solimeno Pochesci ci mette la mano, l'arbitro è inflessibile, Troisi è molle, Di Sarno attento, tutto come prima. Ultima fiammata locale al 25esimo, l'invito è di Assennato, la sponda di Ricchetti e Donnarumma fa tutto bene con conclusione acrobatica alta di una spanna. Per il Nola rimane lo squilibrio non nuovo tra semine e raccolto, per la Ternana continua il primato solitario, ottima strenna per i suoi impagabili tifosi.